Riorganizzazione presidi ospedalieri, investimenti sul personale medico, gestione di emergenza urgenza, uso di connettività, tecnologie, intelligenza artificiale, risparmio di risorse. Un confronto a più voci su linee guida e azioni concrete per migliorare i bisogni dei pazienti isolani. Urge la tanto attesa legge quadro sulle isole minori, cui disegno è stato presentato il 23 marzo dello scorso anno, e un ulteriore input istituzionale arriva da Favignana, Trapani, location del 21° congresso nazionale dell'ASPI, l'Associazione Nazionale Sanitaria Piccole Isole, che ha riunito alle EGA di un centinaio di esperti per fare il punto sulle problematiche comuni alle isole minori italiane, al fine di ridisegnare modelli innovativi in grado di garantire una sanità omogenea ed equa. Molto si è discusso di sanità uguale. Nel video l'intervista del presidente nazionale dell'ASPI, Gianni Donigaglia, promotore dell'incontro. Le problematiche sanitarie delle isole minori fanno riferimento più o meno come gruppo di criticità a quelle delle zone con difficoltà di accesso, solo che qui c'è l'elemento mare, che è un elemento discriminante che non può assimilare questi territori a quelli pur disagiati della terraferma. Le problematiche sanitarie delle isole minori si sono aggravate, fra virgolette, perché risentono per trascinamento di tutto quello che è la criticità del sistema sanitario nazionale, che attualmente mostra i suoi limiti anche di età e di organizzazione nel dare risposte efficaci in maniera ubiquitaria. La lettura quindi che noi proponiamo in questo congresso della sanità delle isole minori è una lettura, da un lato, di omogeneità del sistema isole minori, che va declinato indipendentemente o comunque non esclusiva, in maniera esclusiva sulle regioni a cui le isole minori afferiscono, ma declinato come un microsistema sociosanitario molto omogeneo, ben distinto per motivi di logistica, ovviamente, per motivi di geografici, per motivi socio-sociali, storici, economici, di dinamismo della popolazione, deve essere declinato in maniera peculiare rispetto alla lettura omogenea che il sistema sanitario nazionale dà dei territori secondo un criterio di uguaglianza. E l'uguaglianza non vuol dire equità, uguaglianza vuol dire dare a tutte le stesse cose, equità vuol dire dare a tutte le stesse possibilità. Spesso declinare il criterio di uguaglianza in maniera poco critica conduce alle delle disuguaglianze che, essendo normate, sono delle disuguaglianze quasi certificate. Noi questo cerchiamo di portarlo alla luce di chi chiaramente ha competenze e conoscenze e di cominciare a ragionare sullo studio di linee guida e principi peculiari e dedicati che saranno quell'oggetto della carta, che è una sorta di conference statement in cui verranno scritti le linee di indirizzo su cui costruire i modelli innovativi che riescano di servizio, ovviamente, con dei protocolli e procedure particolari che consentano alle popolazioni che insistono su queste isole di avere l'equo accesso ai servizi che sono garantiti a tutti per legge. D'altra parte, questa lettura peculiare delle isole minori, che si tira dietro anche tutto l'aspetto del finanziamento e della distribuzione del finanziamento, è ampiamente stata normata, tra virgolette, nella nostra Costituzione con la modifica dell'articolo 119 di pochi anni fa, che sancisce il fatto che la lettura politica, tra virgolette, in senso ampio, dei nostri territori deve essere fatta con una visione peculiare e focalizzata in maniera specifica.